Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'appuntamento con il Fatto. Questa sera inquadriamo un evento che caratterizza la vita dell'Ateneo Gabriele D'Annunzio nella pomeriggio serata di venerdì prossimo, che è la Notte Europea dei Ricercatori, una grande kermesse che mette a confronto l'offerta formativa ma anche il mondo della ricerca che gravita attorno a questa università con la divulgazione. Questo è un po' lo spirito di un open day, anzi quasi open night a questo punto, che nel campus di Chieti, anche in altre location come vedremo, animerà questa giornata. Io saluto e ringrazio per essere nei nostri studi a presentare l'evento il magnifico rettore Liborio Stupia. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. E con lui l'organizzatrice di questo evento, la professoressa Elisabetta Di Mauro. Buonasera. Buonasera. E il neo direttore generale dell'Università Gabriele D'Annunzio, Paolo Esposito. Buonasera Esposito. Buonasera. Bentornato buonasera. Nei nostri studi. Noi ci siamo visti in passato in emergenze vere e proprie, perché ricordiamo che Esposito è stato anche coordinatore dell'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere. Ma parliamo dell'evento di dopodomani, professor Stupia. Insomma, noi già l'anno scorso era una delle sue prime uscite, ne avevamo seguito tutte le fasi. Ecco, cosa c'è di nuovo e di più in questa edizione 2024? Ma di nuovo innanzitutto c'è il tema. Anche quest'anno abbiamo scelto un tema con un titolo in inglese, ma in realtà la scelta è perché la parola We Care è una parola che in realtà nella lingua italiana così essenziale non esiste, perché lo possiamo tradurre con prendersi cura, però We Care riassume in sé il concetto della solidarietà, del dedicare la propria attività agli altri, e il messaggio che volevamo dare è che le attività dell'università, lo sviluppo tecnologico, l'implementazione delle conoscenze non sono fini a se stesse, ma devono servire per il benessere dei cittadini, della popolazione. Quindi con We Care c'era da dire che noi in quello che facciamo ci prendiamo cura delle persone, e tra l'altro stilizzato c'era un bellissimo cuore elettronico, c'è nel nostro logo, perché si parlerà molto di intelligenza artificiale, e quindi vogliamo sottolineare che tutte le nuove acquisizioni della tecnica poi devono servire a qualcosa, devono servire al benessere. Oggi c'è una grande attenzione anche sui social rispetto alla divulgazione scientifica, che è un tema che assolutamente non viene sottovalutato anche appunto nelle forme più moderne di comunicazione. A questo che voi vi rivolgete, ma soprattutto anche attraverso un media tra virgolette tradizionale come la nostra emittente, può spiegare, magnifico rettore, perché fare una visita al campus venerdì dal pomeriggio fino alla sera è anche un momento di conoscenza, è un momento che per chiunque, perché la manifestazione è aperta, può contribuire alla propria formazione e anche a soddisfare le tante curiosità. Assolutamente, è un bel momento perché l'università si apre, per natura il quotidiano dell'università è fatto di attività che si svolgono in circoli ristretti, invece della notte dei ricercatori apriamo tutto e facciamo vedere alle persone non solo quello che si fa, ma anche quanto divertimento c'è in quello che si fa. Il mondo della ricerca è un mondo meraviglioso in tutti i campi, e non solo la ricerca scientifica, anche la ricerca di ambito umanistico, economico. È un mondo in cui ogni giorno è una giornata nuova, c'è qualcosa di nuovo da fare, è una giornata in cui ci si diverte. Quindi sveleremo un po' in un programma che è fatto per tutte le fasce d'età, cioè andiamo dai bambini agli adulti, faremo un po' vedere che cosa si fa, sperando poi di incentivare, soprattutto nei più giovani, questa curiosità verso la scienza, e distogliere invece da questo brutto momento che si vive, specialmente sui social, degli haters, dei negazionisti, degli antiscienziati, quindi dei terrapiattisti, di tutto questo magma veramente indefinito e veramente pericoloso che può risucchiare i nostri ragazzi. Invece facciamogli vedere delle cose positive, dei messaggi positivi, facciamogli vedere la realtà, semplicemente la realtà, perché poi il resto è virtuale, il resto è un mondo che spesso è molto molto confusionario, se non addirittura inesistente. Professoressa Di Mauro,
Entrerei proprio nel merito delle curiosità di questa edizione, perché dicevo ci sono tante novità e ci sono soprattutto tanti campi su cui i ricercatori nell'ultimo anno in particolare si sono cimentati. Sì, la tematica abbraccia tantissime competenze, quindi ci saranno più di 250 attività laboratoriali e anche seminari sul tema. Perché, come ha prima specificato il Rettore, ci sarà l'intelligenza artificiale che sarà un punto importante, ma ci saranno anche tematiche sull'alimentazione, sull'ambiente, sul benessere. Davvero è qualcosa che proponiamo per far avvicinare anche la popolazione alle tematiche che stiamo affrontando in questo momento in Ateneo. Anche perché questa tematica continuerà lungo l'arco dell'anno, quindi sarà, diciamo, un lancio per tutte le attività che andranno a seguire durante tutto l'anno. Abbiamo voluto, come sempre, dedicare anche un momento di svago, quindi il momento di svago si concentrerà dalle 19:30 in poi nel palco centrale del parcheggio di Lettere, in cui ci saranno degli ospiti di eccezione. Ancora una volta abbiamo attinto ai social, perché vogliamo recuperare dai social il buono, il bello che c'è sui social. E l'anno scorso abbiamo avuto il professor Vincenzo Schettini, quest'anno verranno gli EIMI, che si occupano proprio di salute e di benessere, con degli sketch divertentissimi che attirano tantissimi, come si dice, followers, e quindi proporranno anche loro qualcosa inerente alla tematica. Quindi aspettiamo tantissimi, come lo sono stati lo scorso anno, come sono affezionati ormai a questa notte europea dei ricercatori, e per noi è davvero un momento felice di accogliere un po' tutti, dal bambino, come dicevamo, all'adulto, anche perché quest'anno abbiamo portato i bambini anche sul palco centrale, quindi ci sarà ad apertura della serata un momento di cori dei più piccoli, con anche un momento musicale con degli archi che suoneranno, e poi a seguire ci sarà il coro istituzionale del nostro Ateneo, il coro d'incanto e gli EIMI, e poi quello che ci richiedono gli studenti del DJ set che l'anno scorso ha avuto così tanto successo, è stato molto equilibrato anche e misurato l'intervento dei giovani in questa che è stata la prima volta che abbiamo aperto ad un DJ l'Ateneo, e quindi per il bel successo anche dell'anno scorso lo riproponiamo a fine serata, a conclusione. Ecco, ma com'è organizzare dipartimenti, professori, sviluppare tra di loro nella organizzazione di questo, di tutto che viene concentrato in un pomeriggio, una competizione positiva tra di loro? Professoressa. Sì, devo dire che il lavoro parte già durante l'anno, è abbastanza impegnativo per arrivare poi ad un programma ricco e finale. E devo dire che l'entusiasmo però non ci manca. Questa notte dei ricercatori ci unisce ancora di più, ci unisce fortemente in tutti i campi. E c'è una rincorsa anche a voler dare di tutto e di più. C'è un comitato che si occupa della selezione anche degli argomenti da trattare, dei temi da trattare, c'è anche una rigida selezione, perché è un comitato scientifico che si occupa di questo. Abbiamo visto che anche coloro che sono esterni all'università si stanno interessando alla notte europea dei ricercatori. E abbiamo anche degli sponsor che adesso ci stanno, diciamo, aiutando anche a finanziare questa notte europea dei ricercatori, perché anche il territorio ci tiene che l'università porti avanti questa iniziativa, e quindi abbiamo anche spazio per chi vuole inserirsi e vuole partecipare con noi in quella serata. C'è anche per quello un grande lavoro anche di selezione, ovviamente, delle tematiche che possono proporre anche gli sponsor, e quindi sta diventando sempre di più un evento legato fortemente alla ricerca, e ovviamente
c'è un comitato scientifico che lavora molto a questo, ma c'è anche una grandissima collaborazione, ringrazio anche il direttore generale che è qui presente, perché ci permette insomma, di darci la possibilità di avere i dipendenti, no, dell'Ateneo, la parte amministrativa che lavora davvero con tantissimo entusiasmo. La realizzazione è dovuta fortemente anche a tutti loro. Esatto, io su questo vorrei subito coinvolgere il neo direttore Esposito per intanto chiedergli che clima ha trovato in questa squadra dell'università e soprattutto come in questo evento, che è un po' quello diciamo di punta, almeno per il coinvolgimento del numero di persone, di apertura rispetto al pubblico, appunto che tipo di organizzazione si è messa a punto. Sì, grazie. Mi riaggancio proprio alle parole della collega, della professoressa, perché effettivamente c'è quello che ho trovato, un coinvolgimento incredibile delle persone. Quando si dice che le persone fanno la differenza, è quello che ho trovato all'interno di questo contesto. Per cui io sono entrato in corsa, c'è una squadra ben avviata. Io innanzitutto ho cercato di facilitare il lavoro delle persone impegnate all'interno di questo processo. Sono persone che spesso usano anche ore fuori dall'orario del lavoro oppure rinunciano a pause pur di partecipare a questa macchina. Cercate di immaginare cosa significa per l'Ateneo che in poche ore, in una giornata, si trasforma in uno stadio. Io l'ho paragonato ad un concerto dello stadio, in cui devi tener conto dei criteri di sicurezza, devi fare in modo che tutti abbiano una risposta, devi guardare che non ci siano eccessi, per cui e devi farlo in maniera molto discreta. Quindi da questo punto di vista devo dire che c'è una macchina molto rodata e che sono sicuro anche venerdì farà del suo meglio. Poi è bellissimo insomma il messaggio di apertura al territorio, nessuna eccellenza è tale se non si apre al territorio e dà l'opportunità di farsi conoscere. Ecco, questo è un momento in più per questo centro di eccellenza, questa vera e propria azienda, perché noi comunque siamo con dei numeri importantissimi, oltre 20.000 studenti, un migliaio di tra professori e ricercatori, centinaia di impiegati tecnici e amministrativi. Ecco, questa azienda di eccellenza si mostra al territorio, deve far anche inorgoglire il proprio territorio. Lo dico da teatino di ritorno, dopo aver girato mezzo mondo, trovare a casa propria un centro di eccellenza è una cosa che dà ancora maggiore soddisfazione. Userei due parole che si usano in inglese per definire il livello di impegno: commitment, quindi grande senso di responsabilità che viene trasmesso dai vertici alle persone, e grosso engagement delle persone, quindi molto ingaggio da parte delle persone. Non si scandalizzi nessuno se ci piace ogni tanto usare dei termini inglesi, ma voglio ricordare che l'università che si sta dando un taglio, uno dei tre pilastri che ci ha dato il rettore come indicazione strategica, è proprio quella della internazionalizzazione, certo. Quindi non è solo l'uso della parola inglese, ma dei concetti che questa lingua, che è trasversale in tutto il mondo, che ci permette anche di ingaggiare, di attrarre persone che vengono anche da fuori. Bene, prima di ridare appuntamento a venerdì pomeriggio nel campus, ma anche a Chieti Alta, ci saranno altri eventi, con il rettore Stupia vorrei chiudere con una considerazione. È la notte europea dei ricercatori, nel senso che i ricercatori mettono a disposizione della comunità il frutto delle loro attività, della loro fatica, ma è anche la notte dei ricercatori nel senso che va data una gratificazione a queste figure, cioè bisogna capire che cos'è oggi un ricercatore, che cosa un ricercatore come figura universitaria rappresenta come ruolo e come produzione scientifica. A che punto siamo da questo punto di vista, professore? Ma siamo in un momento difficile, devo dire la verità, perché da un lato sapete che per la prima volta dopo tanti anni ci sarà un decremento dell'investimento nel finanziamento delle università, dall'altro abbiamo attraversato dopo il Covid un periodo di totale delegittimazione del lavoro degli scienziati, che è stata uno degli aspetti più brutti della pandemia, a parte chiaramente quello medico. Noi adesso vogliamo invece dimostrare che quello che facciamo serve a qualsiasi cittadino. E vorrei ricordare che qualsiasi cosa noi utilizziamo è un prodotto di ricerca, dal nostro cellulare, alla nostra penna, alla nostra automobile. C'è qualcuno che ha fatto ricerca per produrre qualcosa che
migliorasse le condizioni del genere umano. Quindi tutto questo scetticismo, tutto questo negazionismo rispetto al mondo scientifico ci fa male, ma noi, considerando che, come ho detto prima, lavoriamo in allegria, col sorriso rispondiamo dimostrando che il nostro lavoro invece è utile e soprattutto è divertente. E aspettate tutti, porte aperte all'Università Gabriele D'Annunzio, venerdì dalle prime ore del pomeriggio fino a notte fonda. Grazie ancora, in bocca al lupo per la notte dei ricercatori. Arrivederci.